Allora, io qui ho sentito fino adesso parlare di complotti, capi di gabinetto che organizzano campagne denigratorie, documenti, non so più cos'altro sentire. Io riferisco quello che ho vissuto. Io ho visto un documento, una mozione che mi è stata portata, che ho letto, ho firmato perché ne condividevo i contenuti, ma condividevo per un semplice motivo. Io, il presidente Gabrielli, credo che l'ho sempre reputato come dottor Bruno Gabrielli, presidente del Consiglio, e dottor Bruno Gabrielli, consigliere di maggioranza. Il dottor Bruno Gabrielli, presidente del Consiglio, di fronte a problematiche vere, serie, come lui ha riferito del Ballarin, dei De Ors. Secondo me, a mio modesto avviso, come presidente minimo doveva convocare la conferenza, avrebbe dovuto convocare la conferenza dei capigruppo, illustrare le sue perplessità, concertarne eventuali azioni e poi passare ai passi successivi. Se invece intendiamo il dottor Bruno Gabrielli, consigliere di maggioranza, avrebbe altresì potuto convocare riunioni di maggioranza, capigruppo di maggioranza, di cui io mi onoro di far parte, e anche lì discuterne per attuarne una linea di comportamento o comunque per trovare delle soluzioni condivise. Io posso testimoniare che ad oggi queste linee di comportamento non ci sono state. Io ho solo visto una linea di comportamento che mi ha pensato e avvalorato anche dal fatto che molti cittadini in quel periodo lì, dal nostro insediamento ad oggi, molti cittadini, diciamo, la frase più ricorrente era: "Oh, ma avete cambiato il sindaco?" Questa cosa mi ha portato sempre più a riflettere ed effettivamente. No, ripeto, io non metto in discussione le controdeduzioni del presidente Gabrielli, però oggettivamente comportamenti super partes o comportamenti giusti di parte, dalla parte della maggioranza, io non ne ho oggettivamente ed obiettivamente visti. Io credo che se uno vuole fare il sindaco, si deve candidare, deve vincere e fare il sindaco. Grazie. Grazie consigliere Chiarini. Il consigliere Pellei ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, la discussione di questo punto mi rendo conto che può essere un po' imbarazzante perché comunque poi, come anche molti colleghi che mi hanno preceduto, si sta sempre sul filo tra quello che può sembrare un giudizio sulla persona, contrapposto invece a un giudizio sul ruolo, in questo caso parlando del collega Bruno Gabrielli. Io voglio dire questa cosa, e ritengo comunque, peraltro, opportuno che fino adesso non si sia un po', insomma, scivolati su una discussione che poi, insomma, diventi un po' di basso profilo. Per rimanere, io vorrei appunto rimanere sui fatti, vorrei rimanere sui fatti. Il fatto è sugli atti, perché poi in politica, qui è stato detto già tante altre volte, i fatti sono attestati da degli atti. Allora, gli atti sono questi, sono una mozione di sfiducia che io ho firmato, e io ci tengo a dire che ho firmato consapevolmente, e su questo apro e chiudo una parentesi, non credo che sia rispettoso di questo consesso dire che si firmano atti per partito preso o per ordine di gruppo o perché magari non sono letti attentamente. Io personalmente,
comunque questo chiudo la parentesi, l'ho firmata la mozione consapevolmente e rimanendo alla mozione firmata e presentata insieme a 21 colleghi consiglieri comunali, ad oggi, ascoltate attentamente, lette attentamente le controdeduzioni del collega Bruno Gabrielli, ascoltata con attenzione e anche con partecipazione di trepidazione, perché mi rendo conto che non è una situazione piacevole quella attuale, però non vedo nessun cambiamento. Chi mi ha preceduto, la collega Mandrelli, diceva il contesto si è trasformato. Io non so se si è trasformato il contesto, ma in relazione agli aspetti posti nella mozione io non trovo nessun cambiamento. Tra l'altro sull'aspetto più pregnante, che anche, devo dire, sicuramente secondo me connota, ne parlava prima il collega De Vecchis, connota diciamo il comportamento, diciamo il cattivo esercizio del potere da parte del Presidente, che è stata sicuramente, a mio avviso, la mancata convocazione del Consiglio Comunale aperto sulla sanità. Proprio perché? Perché innanzitutto i cittadini di questa querelle sul Presidente del Consiglio, ai cittadini non interessa niente. Adesso c'è una buona partecipazione, ma diciamo che sono per tutti colleghi, insomma, ma il cittadino qualunque interessa della sanità. Interessa sapere come ieri mi arrivava un messaggio che un ragazzino portato al pronto soccorso fa il solito percorso di 10 ore di attesa fino a tarda notte nel pronto soccorso con quello che sappiamo che diventa la notte del pronto soccorso. E quindi giustamente mi scrive un amico: siccome in questi casi non si può fare, ci si rivolge al politico, si fa polemica con il politico, il qualunquista, con il politico che si conosce. Scrivo a te: questa sanità fa schifo, se volete lo leggo. Allora dico questo, quindi sulla questione della convocazione del Consiglio Comunale aperto, credo che il collega Bruno Gabrielli ha detto, io chiedo scusa, effettivamente si è scusato, ha convocato il Consiglio Comunale dopo 17 giorni, ha convocato il Consiglio Comunale dopo la inevitabile appello mio insieme agli altri colleghi che l'avevano richiesto, a partire dal primo firmatario De Vecchis, al prefetto che ha risposto chiedendo chiarimenti, e dopo la presentazione della mozione è arrivata la convocazione di un Consiglio Comunale aperto sulla sanità, problema sentito, anche in un orario che poi abbiamo avuto modo anche di in qualche modo, senza un coinvolgimento almeno dei consiglieri richiedenti il consiglio o quantomeno dei capigruppo, per definire modalità e tempi di esecuzione. Allora dico questo, cioè di che cosa, quali sono? Io sono aperto a tutto, mi rendo conto che non ho una posizione preclusa a nessuna valutazione su questa querelle, che ripeto resta comunque un aspetto marginale delle problematiche della città. Però non vedo elementi innovativi, francamente non ne vedo uno, non ne ascolto uno, perché cioè no, sarei contento di vederli, perché di ascoltare si ascoltano tante cose, però insomma restiamo su quello che abbiamo detto, cioè la questione, anche una questione tecnica e se vogliamo comunque anche politica, è determinata dagli atti, perché se andiamo alle parole, colleghi, qui se ne dicono tante, si parla di complotti, si parla di tutto, ma voglio dire, fino a 2 minuti fa scherzavo con il collega De Vecchis, un bel fax con una data, con scritto, con una bella trama sotto, ancora nessuno ce l'ha da produrlo. Se nessuno ce l'ha da produrlo, allora bisogna arrivare subito alla votazione e serenamente prendere una decisione, perché altrimenti rischiamo di fare un teatrino che, ripeto, non interessa, del quale non interessa niente a nessuno. Grazie. Grazie consigliere Pellei. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Trovi. Facoltà. Grazie, penso che ci sia. Forse era. Ok. Grazie Presidente. Ci troviamo oggi sicuramente in una situazione
non facile per tutti, capisco che non sia facile per noi consiglieri, non è facile per il presidente Gabrielli rispondere alle accuse che gli sono state mosse, ma qui innanzitutto mi preme sottolineare il fatto, come è già stato detto dai colleghi, che non stiamo a giudicare l'uomo Bruno Gabrielli, e la mozione di sfiducia non è nei confronti dell'uomo Bruno Gabrielli, è una mozione di sfiducia nei confronti del ruolo che gli era stato consegnato e chiesto di svolgere da questo Consiglio Comunale e che secondo il parere di 21 persone non è stato svolto né tantomeno ben interpretato, forse nella maniera migliore, più consona, più giusta. Prendo in prestito quello che è stato detto poco fa dal collega Pellei. Io poi è andato anche sui giornali, sono stato forse il primo a far notare che quella dichiarazione del presidente Gabrielli in cui diceva che forse non tutti i consiglieri si erano resi conto di quello che andavano a firmare, sono rimasto per primo, dicevo, dispiaciuto da quella considerazione, ma ci mancherebbe, è lecita, ognuno può pensare quello che vuole. Non è certo una considerazione da farsi nei confronti di 24 colleghi, 23 colleghi. Sono considerazioni che, ecco, ci hanno lasciato un po' interdetti. Personalmente mi hanno fatto male, mi è dispiaciuto leggere una cosa del genere, perché forse non si ha la giusta considerazione delle persone che ci affiancano nel lavoro che svolgiamo. Io, per tutto quello che è stato detto, ho letto con molta attenzione le controdeduzioni del Presidente, l'ho anche ascoltato e sinceramente ho anche capito la sua difficoltà nel leggerle e nel proporle in pubblico adesso. Vorrei solamente prendere in esame due tra i punti che sono stati scritti nella famigerata e contestata delibera e che giustamente il Presidente ha, per le quali il Presidente ha presentato controdeduzioni. Parlo dei due punti inerenti, uno il Festival del Brodetto e uno quello delle occupazioni del suolo pubblico e quindi The Horse. Con l'atteggiamento che ha avuto nel rilasciare magari alla stampa, e c'erano sia sulla delibera, comunque si parla del Corriere Adriatico del 2 e del 10 marzo scorso, le dichiarazioni in cui il Presidente definiva il Festival come inutile, così facendo il Presidente Gabrielli si è guadagnato, cioè assurto al ruolo di guida politica, si è guadagnato il posto, come è stato definito anche dal Corriere Adriatico, di ottavo assessore, la promozione sul campo a ottavo assessore. Non è il ruolo che questo Consiglio Comunale gli aveva assegnato. Questo Consiglio Comunale gli aveva assegnato il ruolo di Presidente del Consiglio. Non ci serviva sapere quali fossero le sue intenzioni o i suoi pensieri su quello che poteva essere una manifestazione che doveva essere presentata dall'assessorato al turismo e che sicuramente poi hanno messo in conflitto anche sui giornali, conflitto che poi sono certo a livello personale non c'è e non c'è stato e mai ci sarà tra l'assessore di riferimento e il Presidente del Consiglio. Poi, per esempio, quello che riguarda l'occupazione di suolo pubblico e The Horse, nelle controdeduzioni si legge chiaramente, o si capisce meglio ancora, che, come dice il Presidente Gabrielli, il fine giustifica il mezzo, ovvero che il suo personale intento di ricucire i rapporti con la soprintendenza, che forse si erano lacerati negli anni scorsi, abbiano potuto giustificare il suo protagonismo, la sua posizione in questa vicenda. È chiaro però, se non è chiaro è intuibile, è ravvisabile, è ipotizzabile che comunque nella realtà dei fatti questo atteggiamento abbia condizionato politicamente l'amministrazione, perché avendo pronunciato alla stampa la sua posizione, poi il suo modo di comportarsi e di giudicare i fatti prima che magari gli stessi fossero presi in esame nelle commissioni oppure fossero resi pubblici da assessori, giunta stessa o lo stesso consiglio che si poteva esprimere in merito se richiesto e quindi qualcuno assumesse una posizione ufficiale, certo non è stato di grande aiuto. Si è capito, si è letto,
che nelle controdeduzioni il Presidente si è voluto farsi rappresentante della legalità, ha giustificato quindi il suo rapporto di mediazione tra il Comune e la Soprintendenza ai beni culturali. E così facendo però forse sono state condizionate le scelte degli altri, perché facendo arrivare un messaggio del genere, che logicamente è un messaggio che ha una certa natura e connotazione politica anche per il ruolo rivestito dal Presidente, credo che non sia facile e non sia stato facile né per i membri della Giunta né per gli assessori né tantomeno per gli uffici che lavorano dietro a tutte le delibere, le richieste, gli interventi che vengono chiesti e cercati da questo Comune, da questa amministrazione, avere un comportamento tranquillo, perché poi bene o male è chiaro che si costringe tutti gli organi sopracitati o a ratificare quello che era il pensiero del Presidente o, peggio ancora, creando un grande imbarazzo e costringendo magari qualcuno a trovare giustificazioni dove non ci sono, nel caso le posizioni fossero state diverse di quelle prese e assunte dal Presidente del Consiglio, il che sicuramente non avrebbe giovato. Per questo, e qui mi ricollego a chi mi ha anticipato, sono convinto della bontà di quello che è stato scritto nelle controdeduzioni, sono convinto del fatto che le stesse possano aver creato sia imbarazzo che un certo magone a livello personale nella persona di Bruno Gabrielli e nella persona al contempo del Presidente del Consiglio, come sono convinto che abbiano potuto destabilizzare sicuramente tutti coloro che le hanno lette, le hanno ascoltate, che sicuramente avranno percepito nelle stesse un certo disagio, ma sono altresì convinto che, come diceva il consigliere Pellei, le amministrazioni, i consigli comunali, tutti quanti noi parliamo per atti, cerchiamo di dare voce e credito a quello che diciamo, facciamo gli atti, siamo degli amministratori, continuiamo ad esserlo, continuiamo a ricoprire il ruolo e i singoli ruoli che ci sono stati assegnati. Grazie. Grazie consigliere Troli. Consigliere Ballatore, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io volevo fare un breve intervento perché personalmente ritengo offensivo sentirmi dire che io e altri consiglieri abbiamo firmato la mozione senza leggerla e per partito preso, Presidente Gabrielli. Credo sia molto offensivo. Io con due parole vi spiegherò perché ho votato la mozione inizialmente e perché confermerò la mia votazione a questa mozione. Io ritengo che un Presidente del Consiglio, così come anche ogni consigliere comunale, debba muoversi in maniera coerente e in maniera condivisa con tutta la maggioranza. Quindi trovo veramente grave che un Presidente del Consiglio prenda delle decisioni senza condividerle queste all'interno di una maggioranza, perché siamo in una maggioranza e quindi credo che queste cose andavano condivise prima. Rimango inoltre basito dalle parole della consigliera Pandrelli, che si dichiara esterrefatta adesso che 21 consiglieri abbiano firmato questa mozione. Consigliera Pandrelli, lei sapeva che 21... No, va bene. Lei sapeva già che 21 consiglieri avevano firmato la mozione quando la presentò nel precedente Consiglio Comunale. Non può venire adesso a dire che rimane stupita perché era 21 consiglieri. Ha cambiato idea? No, questo era consigliera molto... Mandrelli, facciamo continuare il consigliere Ballatore nel suo intervento. Così come rimango esterrefatto dalle parole del consigliere Capriotti quando dice che la delibera modificata da De Berardinis è un atto grave. Non credo che questo cambi sostanzialmente il contenuto della mozione, quindi a me questa dichiarazione mi fa pensare più a un tentativo di spianarsi il terreno per un cambio di idee.
Ringrazio tutti. Grazie consigliere Ballatore. Chi vuole intervenire? Consigliere Perazzoli, prego, ne ha facoltà. Vorrei iniziare con una cosa che è circolata in questi giorni sui giornali. Io ritengo che la presidenza del Consiglio in un sistema maggioritario debba essere espressione della maggioranza. Punto. E la questione della aggiunta nella delibera mi pare un atto inutilmente brutto, perché aggiunge poco a quello che già era nel corpo di delibera. Però è strano, non ha padre e ha un difensore d'ufficio, come si dice, no? Perché non c'è nessuno che lo difende. Povero De Berardinis sta in croce. Io sono stato affaccendato in altre faccende, quindi ho seguito poco, però alcune cose le voglio dire. Di fronte a un atto importante e grave, la sfiducia al Presidente del Consiglio, perché in democrazia la sostanza prevale, è importante, che è quello che conta, ma in democrazia è fondamentale il rispetto delle regole. Perché se no non saremmo più in un sistema democratico. Ora, l'atto che discutiamo e che votiamo nel corso del tempo si è trasformato per un fatto di tempo. È come se noi stiamo di fronte a un muro. Più gli stiamo vicino, più sembra alto. Più ci allontaniamo e più le sue dimensioni diminuiscono. E quindi anche il ricordo di questi fatti col passare del tempo si attenua, si affievolisce, qualcosa acconta anche le giustificazioni che ha dato il Presidente. E credo su questo abbia ragione Flavia Mandrelli. E veniamo alla firma della mozione di sfiducia. Come dice un vecchio proverbio cinese, i due terzi di quello che leggiamo è dietro i nostri occhi. Perché la stessa cosa, la legge 1 di minoranza ha un valore diverso rispetto a quello che può leggerla uno di maggioranza. E quindi la collocazione politica è importante. Perché mentre hanno un valore per la minoranza che non ha votato il Presidente, è evidente che hanno un valore dirompente per la maggioranza che lo ha votato. Capite che cambia la musica, lo stesso atto, le stesse firme hanno un valore molto diverso. Quindi su questo bisognerà ragionare anche alla luce di alcune cose che sono state dette oggi, ribadite, esplicitate rispetto a quello che era scritto nella replica del Presidente. Si dice la minoranza è strumento della maggioranza, si è fatta strumentalizzare. Può essere, ma è come nelle arti marziali, magari se uno sfrutta la forza dell'altro per metterlo in difficoltà, perché oggi mi pare che la minoranza è sostanzialmente compatta, unita in un giudizio. Poi dopo vediamo il voto che mentre oggi ci troviamo di fronte alla prima grave crepa di questa maggioranza, che non sarà più come prima. Una maggioranza che fino all'altro giorno sembrava giustificare tutto.
Cioè in questo Consiglio la maggioranza ha votato contro una mozione della minoranza che era acqua sui sassi e che non averla votata era, è stato proprio un dispetto politico a fronte di pronunciamenti sulla ampia collaborazione. Non si vota neanche l'ovvio, significa che proprio si dice una cosa e se ne persegue un'altra. Oggi c'è una vera, un vero atto, perché emerge, lo accennava in qualche modo Tonino Capriotti, anche se io con un tono un po' diverso, cioè ed è sintomatico che questa crepa grave, perché poi parliamo di un gruppo, di fatto di buona parte di un gruppo consigliare che aveva contemporaneamente il Presidente del Consiglio e il Sindaco, e che o si spacca o si pone in una posizione non più, non so come lo diranno loro. Non su scelte della città, caro De Vecchis, non sui fatti, sulla sostanza, ma si divide su un problema di sconfinamenti, di prevaricazione, di travalico di confine, brutalmente di visibilità politica. Perché? Perché le scelte non ci sono. Cioè questo Consiglio, chi è che l'ha detto? Sulle questioni dell'urbanistica, che è materia fondamentale di questo Consiglio, praticamente la Commissione stessa non si è mai riunita perché non ci sono proposte, eppure di argomenti da discutere ce ne sarebbero. Ora, detto questo, io vorrei dire, perché come ha detto anche De Vecchis, oltre alla Mandrelli, e qualche anche altri consiglieri, l'accusa che fa il Presidente di dire questa è una manovra orchestrata e in questa sede ha fatto nome e cognome, può far cambiare la natura del documento sottoscritto. Al di là del merito, e io credo che il Sindaco debba dire, non può limitarsi a dire io mi astengo, perché non è credibile, è inverosimile e non è credibile che quasi la totalità della maggioranza esprima una decisione così grave, così netta, senza che il suo capo ne sappia niente. Anzi, l'accusa che fa il Presidente è che dal suo ufficio sia partita. Quindi un chiarimento. Poi dopo lui fa quello che vuole e né siamo noi a dirgli quello che deve fare. Però un chiarimento ce lo deve a questo Consiglio e anche al Presidente. Quindi mi pare che il tutto né poteva essere così, perché la sfiducia passa se c'è una parte almeno consistente della maggioranza che la vota. Qui siamo alla quasi totalità, quindi è un regolamento di conti prevalentemente interno alla maggioranza. Resta ferma però, al di là di questo, anche per parte nostra, una censura politica sul comportamento del Presidente per aver travalicato i limiti e la prudenza che doveva avere nell'esercitare il suo ruolo. Noi abbiamo criticato in passato Marco Calvaresi perché era troppo prudente rispetto al suo ruolo, qui si è esagerato, quindi c'è una critica politica per le sue esternazioni, anche per alcune azioni. Quindi le cose sono di questo tipo, come avete sentito dagli interventi, con alcuni accenti diversi, e poi dopo si vedrà anche nel voto, noi magari a conclusione del dibattito chiederemo 5 minuti di sospensione perché, per sentirci un attimo e decidere il che fare. Un ultimo consiglio voglio darlo a Gabrielli. Io non so come andrà il voto, ma da quello che si sente, salvo
colpi di scena nel segreto dell'urna, la sfiducia ci sarà. E questa sfiducia che è maturata nell'animo e nelle menti dei consiglieri, nessun TAR la potrà ricreare. Consigliere Perazzoli, grazie consigliere Perazzoli. C'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Consigliere Pignotti, ne ha facoltà. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Fortunatamente oggi posso parlare, Presidente, l'altra volta mi ha levato la parola, oggi posso parlare. Ci troviamo ad affrontare finalmente questa mozione, dato che la scorsa volta non abbiamo avuto la libertà di poter esprimere le nostre considerazioni, come dicevo prima. Bene, siamo arrivati alla conclusione dell'iter di questo atto, anzi, tutto credo che debba chiarire le motivazioni per il quale credo che questa mozione sia arrivata a questo punto in modo illegittimo, come ho fatto mettere a verbale l'ultima volta che ci siamo visti, dove io chiedevo appunto l'illegittimità dell'atto. Io l'ho fatto mettere appunto in verbale perché mi sembrava giusto che io ero stato interrotto quel giorno lì, e ho voluto dire esattamente quello che intendevo. Ho riletto più volte la mozione, mi sono affidato anche ad amici legali per capire, e tutti all'unisono mi hanno detto che non sussistono gravi motivi per la revoca, perché qui bisogna capire bene per quale motivo andiamo a revocare il Presidente del Consiglio, e sul regolamento del Consiglio Comunale si dice per gravi motivi. Io questi gravi motivi ancora faccio fatica a capirli. Ed allora, cari colleghi, ripercorriamo gli ultimi 8 mesi. Tantissimi sono stati gli interventi e le battaglie che ognuno di noi, legittimamente eletto dai cittadini, ha fatto sia in quest'Aula, sia nelle commissioni e sia a suon di dichiarazioni, comunicati e interviste sulla stampa. Io sinceramente non capisco cosa ci sia di male. Secondo me nulla. I cittadini ci hanno dato fiducia e ci hanno chiesto pertanto di esprimere in tutte le sedi le nostre opinioni. È la democrazia e nessuno di noi deve perdere quel ruolo fondamentale di vicinanza col proprio elettorato. Oggi l'antipolitica e il populismo allontanano sempre più i cittadini dalla gestione della cosa pubblica. I cittadini che oggi sono presenti sono qui per ascoltare un nostro giudizio sul Presidente del Consiglio, perché in questi mesi è diventata quasi una telenovela sui giornali e quindi ha portato una consapevolezza pubblica che fa vedere tutte queste persone che oggi sono qui presenti. Lo dobbiamo con rispetto a quei cittadini, infatti, che hanno dato la preferenza al consigliere Gabrielli. Qualcuno di voi farebbe il Presidente del Consiglio facendo il burocrate o il passacarte? Credo che nessuno qui abdicherebbe alla propria libertà di poter dare un contributo concreto alla città. Un buon Presidente, per me, deve essere garante di ogni parte politica, evitando discriminazioni e prepotenze della maggioranza nei confronti dell'opposizione. Bene, questo ha fatto nel pieno del suo ruolo il Presidente Gabrielli. Ditemi un motivo istituzionale per la revoca e troverete nulla. Secondo me, oggi, fino ad oggi, dico in questi 8 mesi, il Presidente del Consiglio
ha tenuto un comportamento consono sia da parte dell'opposizione che da parte della maggioranza, come un Presidente del Consiglio doveva fare, tutelando appunto, secondo me, il discorso su, sul regolamento di contributi, perché non c'è nessun atto che vede il Presidente del Consiglio a eliminare la possibilità di entrare in Consiglio Comunale per approvare il regolamento, perché questa delibera ancora non è pronta. Non esiste, e mi esprimo in modo fortemente critico nei confronti dei miei colleghi di maggioranza, che non hanno ritenuto saggio che il gruppo di Forza Italia ed il suo capogruppo fossero informati preventivamente della decisione di sfiduciare il proprio Presidente del Consiglio. Un'imboscata vera e propria, mi verrebbe da dire, a danno di Forza Italia. Ma voglio concentrarmi più sulla discussione di questo atto. Come qualsiasi consigliere dovrebbe fare, ma con l'umiltà di un ragazzino alle prime armi, ho voluto approfondire la questione per capire meglio tutti i punti che sono riportati sulla mozione. Ah, voglio ricordare, sono 21 i consiglieri che hanno posto la firma e quindi passato al vaglio di ben 42 occhi. La domanda mi sorge spontanea. Effettivamente sulla mozione ci sono cose non vere. Questo è il dato di fatto e non capisco il motivo per il quale non è stato modificato o perlomeno non è stato portato alla luce oggi in Consiglio Comunale. Sapete, quando un artista alle prime armi ricopia i minimi particolari di un quadro di un artista famoso, viene classificato come falso d'autore, con l'unica differenza che in questa mozione vengono riportate parole mai espresse da Gabrielli, né sui giornali né sulle TV. Una ricostruzione dei fatti che non risponde alla realtà. Ho letto attentamente le controdeduzioni e spero che ognuno di voi l'abbia fatto, poiché davvero se prima potevano esserci delle incomprensioni, ora i dubbi si sono tutti chiariti e non vedo alcun elemento capace di generare una revoca che non possa poi essere impugnata nelle sedi giudiziarie. Sono contrario al fatto che la magistratura debba smentire la politica. Questo Consiglio Comunale, per storia e rispetto, non merita di scendere così in basso. Già abbiamo assistito inermi al fatto che sempre più spesso chi ha ruoli amministrativi di vertice poi realmente incida più di noi consiglieri sulle questioni all'ordine del giorno. La politica viene sempre più spesso bypassata dai dirigenti. Credo che una riflessione anche a livello nazionale sia quanto mai necessaria per ridefinire il ruolo di centralità a chi sta sul campo e prende consensi e talvolta anche gli urli della gente. È la democrazia ed è grave, molto grave, che un presidente di assise a seguito di una convocazione poi abbia modificato con un'implementazione di 3 pagine la delibera fondamentale che serve tra l'altro per la sua figura. Spero che queste cose non accadano più. E volevo dire anche a nome di capogruppo, perché io c'ero il giorno prima e ci sono stato anche il giorno dopo. Magari chi non era presente a quella riunione, alla prima riunione, alla seconda riunione, non riesce a capire la situazione, ma qui c'è gente che magari lavora, che magari studia, come il mio caso, che si prende 1 ora, 2 ore per venire qui a fare la conferenza dei capigruppo, discutere l'ordine del giorno, discutere per il Consiglio Comunale e il giorno dopo ci deve tornare per lo stesso motivo. Questa è una cosa secondo me grave, grave, perché io come capogruppo ho il dovere di partecipare alla conferenza, ho un dovere, quello di partecipare alla conferenza dei capigruppo, ma non può essere che io torno il giorno dopo a fare la stessa conferenza dei capigruppo per altre 2 ore perché il documento è stato cambiato. Secondo me qui c'è qualcosa di... una defezione c'è su questa cosa. Bene. Io ho finito il mio intervento, auspico a tutti una votazione in serenità, senza condizionamenti. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pignotti.
C'è qualche altro consigliere che desidera intervenire? Posso dire che sono stato prima all'interno? Sì, cedo la parola al segretario, tenuto conto che è stato chiamato in causa e per una richiesta di chiarimento. Le lascio la parola, segretario. Sì, grazie. Io mi esporrò semplicemente i fatti per rispondere al consigliere Capriotti. La conferenza di Capigruppo era stata convocata per le ore 12:30 di giovedì, la giunta per le 12. La giunta è andata lunga e io non sono stato puntuale alle 12:30, tanto che sono stato chiamato due volte, è venuto il Presidente del Consiglio in sala giunta a sollecitare la mia presenza presso l'ufficio del Presidente del Consiglio. Sono arrivato verso le 12:45, come al solito mi sono seduto, io in questo caso faccio il verbalizzante, ma non c'erano né il dirigente preposto per quanto riguarda l'argomento, il dottor De Berardinis, né il responsabile del procedimento, che è il dottor Elvano Pulcini. E quindi, senza particolari formalità, visto che già si era fatto tardi, ho rappresentato io ai consiglieri comunali il contenuto della deliberazione che avevo lì davanti a me sul tavolo. Quindi, in maniera molto tranquilla e serena, come hanno visto tutti i capigruppo che erano presenti, abbiamo spiegato, insomma, quello che sarebbe successo in consiglio comunale, l'andamento dei lavori. Successivamente c'è stato il secondo punto all'ordine del giorno, si è chiusa la conferenza di capigruppo e io, secondo un programma che ho fatto con il sindaco di mie assenze programmate per un aggiornamento professionale, sono andato via, ho stimbrato, nonostante non sia tenuto a stimbrare in quanto segretario generale, non ho vincoli di orario, ma questo tra l'altro è presente alla documentazione informatica del comune, e sono andato via. Quindi io non ero presente nel pomeriggio e quindi non ho seguito quello che è successo. Chiaramente poi sono stato chiamato, mi hanno chiamato al telefono dicendomi quello che era successo, non è che dico che non sapessi. Però ecco, vorrei rassicurare tutti circa la legittimità del procedimento, al di là dell'opportunità e del merito, la legittimità, perché noi non dobbiamo dimenticare che l'articolo 12 del regolamento ci dice che la conferenza dei capigruppo delibera sulla programmazione dei lavori del Consiglio e non quindi sulla, non fa un esame degli argomenti portati all'ordine del giorno, perché questo è un esame proprio delle commissioni, altrimenti avremmo tre esami, commissione, conferenza dei capigruppo e consiglio comunale, e non è questo il caso. Inoltre l'articolo 80 ci dice che i punti all'ordine del giorno sono definitivi nel momento in cui c'è la convocazione, quindi al momento della convocazione che diventano definitivi. Quindi io non voglio discutere nel merito, perché capisco quello che può essere la posizione dei consiglieri, però il fatto che prima della convocazione, che poteva anche essere fatta il giorno successivo, non ci dimentichiamo, stavamo giovedì, la convocazione poteva anche esserci venerdì, la delibera poteva essere, dal punto di vista della legittimità, poteva essere modificata prima della convocazione. Quindi ecco, spero di aver chiarito i dubbi del consigliere Capriotti e degli altri consiglieri che avessero dubbi in merito, insomma, rispetto a questo aspetto. Grazie segretario. Ai sensi del regolamento, il relatore dispone, il presidente può replicare. Io a 5 minuti per la replica. Sì, io prego. Cercherò velocemente di replicare, partendo ovviamente forse anche per una questione di... ho preso degli appunti, però in ordine, ecco, al fatto dell'intervento del segretario comunale. Io non ho messo in dubbio la legittimità che una delibera, affinché non venga inviata per la convocazione, possa essere modificata, segretario. Io ho semplicemente messo in dubbio un altro concetto, più che in dubbio ho rilevato un altro fatto, che comunque
Questa modifica, non essendo stata prospettata al sottoscritto, che appunto convoca il Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale, la convocazione del Consiglio Comunale è un'esclusiva prerogativa del Presidente del Consiglio, non è stato appunto informato. Questo che cosa significa? Significa che laddove io fossi stato informato di questo cambio, di questa modifica, di questa integrazione, chiamiamola come la vogliamo chiamare, era nelle mie corde sicuramente poter disporre un momentaneo stop alla convocazione per aggiornare i capigruppo proprio che quella modifica era stata modificata. E, come ripeto, è sempre una scelta del Presidente del Consiglio preparare gli ordini del giorno e quindi, laddove ci fosse stato, ovviamente con un incontro appunto con i capigruppo, un parere diverso che portava magari a dire fermiamoci un attimo per valutare bene, non c'era nessun tipo di scadenza o fretta che implicava che io comunque avessi dovuto convocare il Consiglio Comunale. Ma in generale, tolto l'aspetto specifico, ribadisco le mie forti perplessità sul fatto comunque che ad insaputa del Presidente del Consiglio si possono integrare e modificare delibere per le quali lo stesso ha già firmato la convocazione. Perché a questo punto mi spieghi lei a che cosa serve più la figura del Presidente del Consiglio. Questo poi, come ripeto, ne ho fatto oggetto di un esposto alla Procura, ma l'ho fatto proprio per, non per una mia, ovviamente, oltre che per me come attuale Presidente del Consiglio, anche per chi ovviamente verrà dopo di me. Vorrei, come ha detto qualche altro consigliere, che queste situazioni non si ripetessero più, quantomeno questo. Ma qualcuno mi chiede di essere più chiaro, più esplicito. Io credo di essere stato molto chiaro e molto esplicito. E ho seguito con attenzione tutti gli interventi che si sono susseguiti. E io ritengo che si è fatta molto analisi delle parole che io ho detto, non detto, riportate erroneamente. Sono stati citati nella mozione di revoca articoli inesistenti. Io vi ricordo questo, cioè io non è che sto dicendo qualcosa che... Quello che dico io è provato dai fatti. È provato dai fatti. Io non ho mai detto e non ho mai parlato, in merito al Festival del Brodetto, mai detto che è un festival inutile. Mai. Se qualcuno ha un articolo dove io ho detto questo, virgolettato, da esibire, io oggi avrei gradito che me lo portasse. Non l'ho rinvenuto. Quindi io non è che sto dicendo, cioè, e parlo per difendermi altre parole. Io ho portato dei fatti concreti per difesa. E come ripeto, una pubblica amministrazione parla con gli atti, non con le parole. Se io sono stato parziale, come si sostiene, allora portatemi dei fatti concreti dove io effettivamente sono stato parziale nel mio ruolo di Presidente del Consiglio, nel mio ruolo in cui ho governato questo Consiglio Comunale. Se ho mai fatto torti ad uno rispetto a un altro, ho favorito più una parte politica piuttosto che un'altra. Quelle parole in più che vengono durante il dibattito, a volte lo vedete anche voi, ci sono fasi concitate dove vengono fuori delle parole che effettivamente poi possono risultare stonate, possono risultare anche in qualche modo in spregio di qualche altro consigliere. Ma è ovvio che più che un richiamo il Presidente non può fare. E a volte anche può succedere che il Presidente non effetti quel richiamo. Non dico che faccia bene. Può anche il Presidente sbagliare, ma sono fasi veramente, come dire, concitate, dove a volte si fa fatica anche a governare proprio perché si inseriscono più interlocutori in uno stesso dibattito. Quindi non è semplice, ve lo assicuro. Mi è stato detto che io ho preso delle decisioni, ma di quali decisioni parliamo? Cioè qualcuno mi dica che cosa ho deciso io. Io non ho preso alcuna decisione. Se qualcuno mi dice che cosa io ho deciso, allora va bene.
Cioè, ma non si può dire che io ho preso delle decisioni sostituendomi a qualche assessore o al sindaco addirittura, ma non mi si dice quali decisioni ho preso. Io non ho preso alcuna decisione, io ho soltanto cercato di governare dei lavori per quanto riguarda, come dicevamo prima, l'occupazione del suolo pubblico e quindi i Deor, ho cercato di governare dovendo scrivere un nuovo regolamento. Come ripeto, ho esplicato in base proprio a quel regolamento comunale quel mio ruolo di sovrintendere a questo tipo di lavoro, dando il mio apporto nella più, come dire, nel miglior modo, era un miglior modo per poter contribuire a che quel lavoro venisse fuori anche con dei tempi accettabili, come in qualche modo ci richiedeva la soprintendenza. Se questo per voi è un errore, io francamente, ecco, da questo punto di vista non mi sento di dover fare ammenda. Come ripeto, faccio ammenda per quello che è il discorso legato al Consiglio Comunale aperto. È vero, come ripeto, non posso, un fatto obiettivo non è che uno lo può cambiare. Ho avuto delle motivazioni, come ripeto, però effettivamente lì c'è stato un ritardo. Per l'aspetto, diciamo così, qualcuno l'ha definito di complotto, non complotto, allora io proprio per... visto e considerato che credo sia doveroso, no, da parte di tutti parlare anche in maniera esplicita, se qualcuno di voi vuole ulteriori, io questo discorso della, del capo del gabinetto del sindaco e quindi del gabinetto del sindaco non è che me lo sia inventato, perché questa integrazione che è stata fatta ha avuto origine da lì, e io se lo dico, lo dico perché ne ho avuto contezza da parte del diretto interessato, non ovviamente il capo del gabinetto del sindaco, ma da parte di chi poi ha stilato questa modifica. Questo è, e qui se siamo uomini e siamo persone serie, credo che sia il caso che chi ha delle responsabilità e svolga delle funzioni pubbliche che devono essere di garanzia per tutti, non soltanto per il presidente Bruno Gabrielli, finalmente parli e dica come stanno le cose, lo dica chiaramente. Questo è quello che è. Questa situazione mi lascia pensare che ci sia stato proprio chi ha ordito alle mie spalle in maniera ingannevole, in maniera mendace. Questo me lo fa pensare. Per questo io dico a voi consiglieri, fate attenzione, perché non c'è soltanto un qualcosa legato a quella mozione di revoca, c'è di più sotto. C'è di più, molto di più. Giunga a conclusione, Presidente. Sì, io guardi. Ho derogato. Presidente, alla... da Presidente a Presidente. Ho derogato, io le ho dato 5 minuti in più. Io mi scuso, ringrazio. La ringrazio per. Ah, una cosa ci tenevo, mi perdoni, ecco, sul discorso di Tonino Capriotti, che a un certo punto mi diceva che io ho utilizzato un termine stucchevole. Stucchevole. Effettivamente è un termine che può sembrare, ma era riferito però ad una vicenda dove c'era stata una certa insistenza, no, da parte della minoranza nel far presente certe cose. Quindi dicevo stucchevole, vuol dire è l'ennesima volta che viene detto. Anche lì posso aver commesso un errore, consigliere Capriotti. Io credo che tutti noi siamo soggetti a commettere degli errori. Se l'ho commesso io ne chiedo scusa. Ma, come ripeto, non c'era volontà innanzitutto di offendere, né tantomeno di dimostrare una mia, mancanza di imparzialità, quello sicuramente. Come dicevo, a volte in una dialettica politica ci possono essere dei momenti in cui gli animi magari si surriscaldano e si va... Grazie Presidente, ha chiesto di intervenire il Sindaco Piunti, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, ma grazie soprattutto al Consiglio Comunale, perché il dibattito, pur se con
alcuni aspetti che adesso mi permetterete anche di sottolineare. È stato in larga parte rispettoso delle persone, perché quando poi si va a deliberare, come in questo caso, sulla persona, bisogna essere responsabili e bisogna anche, diciamo, responsabilmente portare avanti il ruolo che i cittadini ci hanno dato. E allora è brutto, passatemi il termine, in questo contesto cercare, anche se insomma, non è che ci prenda la sprovvista, almeno a me, cercare di politicizzare o strumentalizzare una vicenda che non è una vicenda che ha tanti precedenti, è una vicenda abbastanza singolare e difficile da gestire, sia per chi ne è oggetto, sia per il Consiglio Comunale che deve prendere delle decisioni. Ecco perché dicevo è brutto quando si scantona, perché in certi momenti mi è sembrato di vivere dentro un libro di Kafka, dove si poteva dire di tutto e di più e una bugia ripetuta mille volte alla fine diventa una verità. Non è questo il ruolo del consigliere comunale, dell'assessore, soprattutto del sindaco. Quindi quando si fanno delle affermazioni bisogna anche in un certo momento avere a supporto delle prove, degli argomenti. Quindi questo è l'aspetto negativo. L'aspetto positivo, ripeto, è quello lì di aver constatato che comunque sono stati tutti interventi alla fine che hanno avuto rispetto della situazione. Perché dicevo mi è sembrato di vivere una situazione kafkiana? La vogliamo dire tutta, tanto la verità la dobbiamo dire alla città. Erano giorni prima che questa mozione venisse protocollata che si sentiva un malessere da parte della minoranza verso il Presidente del Consiglio. Poi arriva da parte della minoranza, almeno per quello che è di mia conoscenza, io sono il sindaco, mi sembra la data del 17 di marzo, una mozione che richiede di andare in consiglio per poi produrre quello che oggi stiamo discutendo, la delibera di revoca del Presidente del Consiglio, firmata da 21 consiglieri, primo firmatario la consigliera Mandrelli e poi giù a scendere. Girava nell'aria, ripeto, ma era anche stato abbastanza pubblicizzata questa cosa. Cosa fa il sindaco? Il sindaco è il comandante della nave, può fare come Schettino, che la porta contro gli scogli, oppure se c'è un principio di incendio, o cerca di circoscriverlo, o ci butta benzina sul fuoco, oppure si butta lui stesso a mare. E allora quel subdolo tentativo di far passare il primo cittadino come un Don Abbondio oppure come un Ponzio Pilato qualsiasi, io lo rigetto sinceramente al mittente, perché non fa onore al Consiglio Comunale, non fa onore all'oggetto di cui discutiamo, non fa onore e non aiuta chi oggi è oggetto, e ha tutta la mia solidarietà, di un giudizio. Quindi se siamo onesti e vogliamo rimanere agli atti, dobbiamo discutere dell'atto che vede la minoranza proporre, questo è stato ciò che mi è stato riportato, alla maggioranza un documento, poi nel tempo si può cambiare idea motivandola o si può cambiare idea cercando delle motivazioni che
diventano un boomerang. Ho sentito parlare di una minoranza coesa e di una maggioranza a pezzi. Dagli argomenti che ho sentito a me è sembrato il contrario, ma non lo dico perché anch'io voglio andare ad ingrossare qualche polemica politica. Oggi la politica avrebbe dovuto lasciare il passo a delle motivazioni per chi ha firmato, perché se un consigliere comunale firma un documento di una importanza capitale, deve sapere cosa ha firmato. Quindi io sono preoccupato, casomai come sindaco, se qualche consigliere, e mi riferisco alla mia maggioranza in particolare, abbia firmato senza conoscerne le motivazioni, senza sapere poi dopo dove andava a finire. Ma siccome, e mi rifaccio al comandante della nave, ho cercato di capire, d'accordo anche col Presidente del Consiglio, cosa questa maggioranza contestava, se c'erano le condizioni affinché ci fosse un chiarimento. Quindi ho potuto capire che almeno la maggioranza era convinta di ciò che aveva firmato ed era convinta di ciò a cui andava incontro, facendo tutti quanti i ragionamenti del caso anche per le possibili ripercussioni future. Questo è quello che deve fare, secondo me, un capo dell'amministrazione. Poi dopo il risultato lo vedremo dentro l'urna, perché noi non abbiamo mai nascosto nulla, io non ho mai nascosto nulla. Il silenzio deve essere preso come una dimostrazione di responsabilità. A volte è meglio una parola di meno che una di troppo per arrivare alle soluzioni e alle, diciamo, decisioni finali. Tutto questo nel rispetto del Consiglio Comunale, ma soprattutto nel rispetto di una città che ci sta guardando e che effettivamente, come qualcuno ha detto, e io condivido, non si è appassionata, non si appassiona su una questione che non porta un beneficio alla città, ma che comunque in questo Consiglio Comunale è arrivata attraverso un documento, e questo documento è stato firmato da 21 persone, le quali oggi avranno l'onere e la responsabilità di confermare o meno, a seconda di quelle che sono state le accalorate, giustificate, giuste controdeduzioni di chi è oggetto di questa mozione di sfiducia e di chi all'inizio ha firmato e oggi ha reiterato in qualche modo oppure giustificato quella firma. Il resto è un contorno che ci può stare, c'è, ci sarà, ma sicuramente non mi aspettavo da parte di chi ha sempre professato il suo fare politico come fare, dire ciò che si pensa e fare ciò che si dice, insomma, mi sia sembrato abbastanza singolare che dopo gli ultimi avvenimenti, insomma, oggi ci si pone come, diciamo, chi ritiene di dare, diciamo, dei giudizi politici a una vicenda che, per quanto mi riguarda, di politico non ha nulla. Grazie. Grazie Sindaco. Per fatto personale mi ha chiesto di poter intervenire il dirigente De Berardinis, che è stato chiamato in causa in alcuni interventi, e quindi ritengo opportuno anche farlo intervenire per chiarire alcuni aspetti procedurali e di carattere tecnico. Prego, dottor De Berardinis. Sarò telegrafico, che non voglio dare un contributo di confusione al Consiglio Comunale, quindi ringrazio il Presidente che mi ha dato questa parola. Ah, scusa, pensavo... Io mi sento. Ah.
Allora, ringrazio il Presidente che mi ha dato questa opportunità. La ricostruzione sul piano giuridico amministrativo di ciò che è avvenuto l'ha fatta il segretario regionale, quindi non la ripeto per la 800.000esima volta, perché mi sono pure stancato di ripeterla. Io adesso vi parlo non da burocrate, ma di uno che 30 anni fa ha fatto il consigliere comunale, che poi ha smesso di farlo per motivi personali, quindi non ricandidandosi, ovviamente, non perché non sono stato rieletto. 30 anni fa ho fatto il consigliere comunale, prima di voi, e non mi sono mai permesso, mai mi è venuto in mente, perché conosco quali sono i diritti e i doveri dei consiglieri comunali, di fare queste affermazioni sulla gravità dei comportamenti. Allora, prima di parlare bisogna conoscere le norme e bisogna avere rispetto del lavoro altrui, che non è facile poi comprendere nei propri confini. Io mi sono comportato correttamente, non consento a nessuno, né a quelli che posso definire miei attuali colleghi, perché ripeto, 30 anni fa, quando facevo il vostro lavoro, pur avendo non più di 25-26 anni, sapevo perfettamente, e ora lo so molto di più ovviamente, quali fossero le mie funzioni e i miei limiti, e pertanto rimando al mittente, a persone che hanno dimostrato di non avere alcuna conoscenza dei rapporti ordinari che un dirigente ha con gli amministratori significano consiglieri comunali, sindaco, con gli uffici, gente che parla di cose che non conosce manco lontanamente e che esprime una totale mancanza di rispetto e di conoscenza degli argomenti di cui tratta. Allora, prima di parlare, informatevi, e l'informazione non è certo quella che si apprende leggendo qualche tweet su Facebook. Occorre studiare e lavorare e trattare con rispetto il lavoro altrui, tanto più quando uno non fa quel tipo di lavoro per tanti motivi e pertanto non conosce gli argomenti di cui parla. Allora, io ho diritto di aver rispetto. Sono 3 settimane che mi vedo dileggiato sui giornali, tirato per i capelli in una vicenda di cui ho fatto professionalmente il mio dovere fino in fondo. Sono un dirigente titolatissimo e sono un uomo, prima di tutto. E sono stato consigliere comunale, ve lo ripeto, 30 anni fa, prima di voi. E ho smesso per mia volontà. Bene. Possiamo procedere.